proposta del Movimento 5 Stelle è quella che facciamo con questo emendamento di inserire fra i destinatari i titolari di cariche di alta amministrazione. Praticamente almeno il 60% dei conflitti di interesse in Italia è proprio su queste persone. E cosa vuol fare appunto il Partito Democratico insieme a Forza Italia? Ovviamente dire di no a questa proposta. Perché? Perché approvando questo tipo di soggetti, che possono essere i destinatari di questa legge sul conflitto di interessi, è chiaro che praticamente premerebbero il tasto dell'autodistruzione. Loro non possono accettare di far fuori praticamente tutti quei soggetti che con i loro comportamenti fanno pagare tasse su tasse ai cittadini italiani, perché questa è la realtà. Continuano a rubare grazie alla politica che li nomina o li mette in quelle posizioni di vertice e poi questo tramite tangenti diventa un sistema che fa sì che le opere e tutto quello che pagano i cittadini costi sempre di più. Complimenti e grazie ancora. Onorevole Dieni. Grazie Presidente. Io in questa disamina vorrei ricordare tra tutti il dirigente, l'ex dirigente Mastrapasqua, titolare di 25 poltrone, che appunto deteneva in conflitto di interessi. Dallo scorso ottobre agli arresti domiciliari. Questo è quello che noi vogliamo evitare con questa norma, che ci siano persone nominate dalla politica che vanno a ricoprire ruoli importantissimi e si trovino in questa condizione. Evitiamo quindi dall'inizio che si possano verificare questi eventi e quindi non ci facciamo la testa dopo che appunto avvengano. Grazie. Onorevole Baroni. Grazie Presidente. Cerchiamo di capire bene chi sta da quale parte, perché il problema del conflitto di interessi è un problema che non risolverà sicuramente questo provvedimento, perché vedere bene l'articolato è come vedere una proposta di legge con quei famosi occhialini. Presidente Baldelli, ai raggi X, lei sicuramente se li ricorderà, stava su Lancio Story, su Scorpio, quando eravamo giovani, e uno vede in trasparenza questa figura, e in questa figura cosa vede? Vede lobbisti, vede massoni, che improvvisamente restano fuori dal taglio di questo provvedimento. È una cosa magnifica, perché è come se...